Sono Daniele Molmenti, olimpionico a Londra 2012 e ora direttore tecnico della nazionale italiana di canoa e kayak. Siamo in Australia nuovamente da tanti anni, veniamo qui per la preparazione invernale con una parte della squadra nazionale. Quest'anno in modo particolare ci siamo resi conto della forte siccità e per fortuna lo stadio di canoa slalom di Sydney 2000 non è stato raggiunto dagli incendi. Siamo in una zona fortunatamente safe, ma a pochi chilometri da noi, come potete vedere alle mie spalle, ci sono ancora i residui degli ultimi incendi. È davvero impressionante vedere effettivamente che cosa è successo, questo sottobosco che è bruciato per ettari ed ettari. Ci sono ancora delle carcasse di animali che fanno una impressione davvero, davvero importante. Fortunatamente noi siamo in una situazione safe, sicura, e possiamo continuare i nostri allenamenti e lo faremo fino a marzo con due competizioni in questo nostro cammino, quindi seguite i canali mediatici per portare il vostro tifo ai nostri atleti che ne hanno davvero bisogno. Ciao a tutti, sono Giovanni De Gennaro della Nazionale di Canoa Italiana. Sono qui in Australia dove è iniziato un periodo di allenamenti nel canale olimpico di Sydney 2000. Le condizioni sono ottime, ci sono tantissimi atleti di varie nazioni fortissime che si allenano con noi e quindi è veramente stimolante, sono felice di avere questa occasione come gli anni passati. Gli allenamenti stanno andando bene, siamo solo all'inizio di questi due mesi. Ma stiamo già mettendo molto fieri in cascina e speriamo di continuare su questa strada. Ciao, sono Roberto Colazzingari, atleta di canoa slalom. Sono qui in Australia per preparare al meglio la prossima selezione olimpica che si terrà a maggio sul canale olimpico di Londra durante gli europei. Gli allenamenti vanno molto bene sia in canoa che fuori dalla canoa, sia in palestra e di corsa. E mai come quest'anno, appunto, durante la corsa mi sono reso conto della situazione degli incendi che c'è qui in Australia. E niente, mi viene da dire solo che se volete fare una donazione, che qui ne hanno davvero bisogno.